Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E tutti questi paesi partono da situazioni sul fronte, per esempio, energetico diverse. Innanzitutto dico, in linea di principio è giusto quello che diceva la collega Moretti, però è anche vero che se parliamo di sovranismi non parliamo di estrema destra, parliamo di quelle che sono state le politiche da parte di Germania e Francia, di governi assolutamente europeisti. Cioè, la situazione energetica molto diversa deriva da accordi e visioni che sono state visioni nazionali. Cioè, la Merkel, che è stata lodata, è quella che ha messo la Germania in dipendenza energetica dalla Russia perché gli conveniva, perché evidentemente il gas a prezzo basso conveniva comprarlo dalla Russia, così è stato per l'Italia, e oggi ci stiamo rendendo conto che è stato un grande errore. A me fa piacere, anche se siamo in ritardo, comunque finalmente ci si sta rendendo conto che c'era bisogno di una politica di indipendenza energetica. In ritardo però possiamo cominciare a farla, e sicuramente non la facciamo rendendoci dipendenti energeticamente da altri paesi. La soluzione non è modificare le importazioni di gas russo con l'importazione di gas liquido dagli Stati Uniti oppure da altre dittature africane, perché è chiaro che poi ci troveremo di nuovo con lo stesso tipo di problemi. Dobbiamo investire massicciamente su quello che abbiamo in Europa, sulle rinnovabili in primo luogo, e cercare di correre riparando agli errori del passato. Poi io sono molto d'accordo su quello che dicevano sia Gatti che Panella sugli interessi asimmetrici da parte degli Stati Uniti e da parte dell'Unione Europea o degli Stati membri dell'Unione Europea, perché è chiaro che questa guerra ha conseguenze dirette in Europa. La Russia fa parte geograficamente dell'Europa, e la Russia non verrà abbattuta, perché comunque è un continente straricco di materie prime, ha migliaia di testate nucleari, e quindi le conseguenze fondamentalmente le pagano i cittadini europei, soprattutto quelli più vulnerabili. Questo è un fattore. I cittadini americani non pagano le conseguenze di questo conflitto, i cittadini europei sì, nelle bollette, nel prezzo delle materie prime, in delle situazioni che impattano in maniera devastante sulla vita di ogni giorno. Quindi è chiaro che politicamente parlando gli interessi dell'Unione Europea, gli interessi di Francia, Germania, Italia, se riescono a trovare una voce comune, sono molto diversi rispetto agli interessi di Washington o quelli del Regno Unito che segue. Questo è un fattore fondamentale, perché finora la nostra debolezza politica è il tema di cui dobbiamo discutere. Certo, assolutamente sì. Allora, sento Friedman sospirare, lo faccio sospirare ancora un po' e poi può dire tutto soffrire, quello che vuole dopo la pubblicità. È giusto che soffra. ogni volta che si dice America, Stati Uniti, c'è un sospiro. Tra poco.